Salve ragazzi, oggi vi voglio portare un nuovo gameplay su House Flipper. In pratica è un gioco di ristrutturazione, te devi comprare alcune case e ristrutturarle e naturalmente venderle. Le puoi ristrutturare, ci puoi aggiungere oggetti per far sì che i compratori, perché sono molti più di uno, siano soddisfatti e ti diano e facciano delle offerte migliori in confronto a quelle a quelle degli altri, per guadagnarci di più te. Io avevo già una partita in corso, ma è ferma al gioco base. E tempo fa, mi pare a maggio, comprai anche l'espansione, ci ho fatto una partita veloce, ma niente di che, quindi la vedrò con voi, anche perché da qui da maggio ora, che è quasi dicembre, sicuramente sono state aggiunte anche cose. Ah, senza tante cose, senza indugi, andiamo e facciamo un'altra partita. Ok, ah, questo vabbè, vi faccio io, non c'è bisogno di leggere. Ah, ci sono anche nuovi ordini. Ok, ah, questo è il nostro giardino che vi faccio vedere. Con l'espansione nuova possiamo anche togliere noi l'erba, tagliare mano a mano che andremo avanti ok, eccoli qua. Naturalmente potremo mettere alberi, piante, tagliare l'erba, per adesso anche modificare tutte le cose. Ah, questo è il nostro scusate della velocità, questo è il nostro primo, diciamo, ufficio casa. Facciamo pulizia, entriamo, come potete vedere è orribile. È orribile e anche sudicio. Qui potremo levare gli oggetti, pulire ok. Ah, non abbiamo ancora nulla, quindi vediamo un po'. Non possiamo fare ancora nulla. Ok. Ci limiteremo a spostare gli oggetti. Questa non so cosa mi serva. Apri. Ok, è già meglio. Perché là? Dove l'ho messa? Ah, quella non so perché me l'ha levato, ma tanto questa è una cosa. Tieni premuto per sollevare niente. La pulizia non è ancora disponibile. Ci limiteremo a levare solo gli oggetti che ci fa levare. Ok. Questa. La mettiamo qui. Andiamo a vedere il primo ordine. Ok. Allora, qui bisogna installare i dispositivi mancanti e sistemare. Andiamo a fare l'ordine. Ok, come potete vedere abbiamo uno scopettino per pulire. Vabbè, questo per ora non ce lo richiede.
Mamma mia che sudicio. Ora dovremo andare a occhio, però con l'esperienza, ce lo indicherà sulla minimappa dov'è lo sudicio. Dov'è lo sporco, scusate. E qui poi si dovrà pulire, dovremo pulire le finestre. Mettiamo. Intanto concentriamoci sul. Ah, qua c'è da comprare le cose e i vari oggetti che mancano, come ha chiesto lui. Cerco di fare il più velocemente possibile, non me ne vogliate. Come vi ho detto, con l'esperienza andremo molto più velocemente. E qui. Ah, c'è il tablet per l'esperienza. Abbiamo già fatto esperienza. Questo. Ok, un punto esperienza. Vista acuta. Preferisco avere la vista acuta per adesso. Vista acuta, quindi come potete vedere ora ci dice dove è lo sporco. Magari non tutto, però ce lo dice. Perfetto. Questa stanza si è fatta. Ora si sistema il mobilio. Si sistema un po' così, poi se lo sistema per conto suo. È una cosa che faccio in più, non compete, non ci compete, però si fa per gentilezza, si può dire. E questa stanza, a parte quello da sistemare, si è fatta. Ok, ora qui si pulisce, veloce. Scopettone. Pulizia, c'è da pulire qua da qualche. Ah no, qua si è fatto. Ah, qui vi dice tutte le cose che sono state fatte, progressi. Qua c'era solo da pulire. Ok. Qui c'è da pulire. Dov'è? Qua. Perfetto, qui è fatto. Ah, questo è fuori. Quindi c'è solo da installare questo. Qui si chiude. C'è solo da installare il termosifone, il radiatore o il termosifone, come lo volete chiamare. Andiamo sul tablet. Qua no. Miglioramenti, negozio, radiatori. Radiatore. Ok, dovrebbe andare bene. Perfetto. Si installa. Come avete visto, non vi fa fare le cose, vi fa fare solo le cose in ordine. Perfetto. Allora, il contratto è finito.
Soggiorno angolo cottura finito. O forse no. Vediamo un po' qua se c'è da fare qualcosa. Qua. Dovrebbe essere finito. Procedi, forse qui. Soggiorno angolo cottura, c'è da fare qualcosa. Il 99%, cavolo, dov'è che c'è da sistemare? Questo mobiletto si mette qua. Quindi c'è qualche angolo di sporco che non si vede. Come vi ho detto, poi più in qua faremo tutte le cose progresso. Ah, ecco, è qui. Ecco, perfetto. L'ordine è stato concluso correttamente. Quindi ci danno dei soldi. Noi mano a mano si possono fare o questi ordini, oppure ora con lo scopettone si può pulire meglio. Come potete vedere ce lo fa vedere ora. Anche questo serve per il pulire. Mano a mano che puliamo, qua c'è da levare il letto. Ok. C'è anche da farlo fuori. In questo gioco c'è tante cose da fare. Stuccare. Mettiamolo qui per ora. Quindi, ok, andiamo qui. Vabbè, non è che sia importante, qui c'è da rifare tutta la doccia. Ora guardate lì che le zoom abito. Proprio orribile. Ok. Vabbè, questo poi si farà quando vendiamo, eh? Non è importante. Ok, andiamo a vedere il prossimo ordine. Ah, questo è per il giardino, come potete vedere. Puliamo il garage. Questo c'è da pulire il garage. Andiamo a fare questo. Naturalmente ora sono corti gli ordini, poi sicuramente ci sarà da fare molto di più. Molto più cose, quindi occorre più tempo. Magari si fa la svelta, il prossimo ordine vi faccio vedere l'espansione del
il giardino, vi faccio vedere. Ora però prima leviamo la roba. Queste non ce le fa buttare, queste sì, queste sì, queste sì, queste sì, queste sì, queste sì, queste sì. Ora facciamo solo questi ordini. Ah, c'è un altro punto da assegnare. Ora vediamo un po', eh. Perfetto. Ok. Ora il punto da assegnare. Mettiamo pulire più velocemente. Buon mocio, no, pulire più velocemente. Anche se si è finito, quasi. Forse anche le ruote vanno buttate. Sì. Ah, questa no. Questa no. Questa sì. Ok. In quest'angolo si è fatto. Quest'angolo si è fatto. Qui c'è da pulire. Come potete vedere lo fa molto più velocemente adesso. Ah, questa scatola non l'avevo vista. Qui c'è da pulire e anche in quest'angolo si è finito. È abbastanza tranquillo, come gioco. Tanto per passare un po' di tempo, queste ruote si devono mandare via. Queste bici, questa bici gliela mettiamo da questa parte, questa di qua. Questa lì qua, poi se le sistema per conto suo, eh. Ok. Che c'è da fare ancora? Ah, pulire le finestre. Questo non si era visto. Ok. Questo ce lo dà in automatico, eh. Essere finito. È finito. Una volta quando finiva, eccolo. Ok. È finito, l'ordine è completato. E anche questo 300 e quasi 400 euro. Bene. Ok. Ah, qui ci possiamo mettere le foto del nostro archivio, se vogliamo. Comunque non ci interessa per adesso. Poi quando comprerò una casa migliore, allora. Ma sì, facciamo questo. Ok, c'è da sistemare un po'. Vai, andiamo a fare quest'ordine. Ok, ora si possono progettare i giardini. Dare l'acqua, ok.
È abbastanza semplice. Ah, c'è da levare. Fa vedere. Spostare le erbacce. Togliere le erbacce. Ok, come potete vedere sulla sinistra, sulla destra, scusate, ti fa vedere anche per esempio abbiamo fatto, ti fa vedere la percentuale del lavoro se non ci avevate fatto caso. Nuovo punto. Ora finisco qui e si fa. Prima si levano tutte le erbacce. Qui. Eccola qui, eccola qui, eccola qui. Qui. È che non si vedono, cavolo. Perfetto, le erbacce si sono levate. Andiamo a prendere il prossimo punto. Il punto del giardino. Ah, qui possiamo decidere dove spenderlo. Falciatura. Pianta. 10 spugliatore. 10 spugliatore. Erba visibile sulla minimappa. Ok, questo mi piace di più. Ok. Questo si era fatto. Ah, è anche più visibile adesso. Naturalmente qui ci sarà da annaffiare e cose. Eccolo lì. Dov'è? Non la vedo. La vedo sulla minimappa, ma non la vedo ad occhio nudo. Figure mi fa fare. Comunque c'è. Siamo. Ah, queste no, sono le piante. Qui si è fatto con l'erba. L'erba si è fatta. Siamo al 70%. Eccola qui, anche questa si è fatta. Qui si è fatta. Qui c'è da fare il gaino. Qui c'è da fare il gaino. Ghiaia di un colore. Allora, questo che messaggio è? Ah, un punto anche qui. Ordina rapido. C'è da comprare gaino di un colore. Ghiaia. Di un colore, ok. Tanto indifferente. Ok, come potete vedere.
percentuale sale. Cerco di fare prima di tutto tutto il bordo, così almeno non ci si torna più. Perfetto, questo l'ho fatto. Di un colore anche qui, meno male. Credo che se sbagliamo a mettere un colore, non va davanti la percentuale. C'è un pezzettino che ho lasciato. Perfetto. Perfetto, quelli l'ho fatto qua come lo vuole, di due colori. Qua c'è da prendere, da comprare il ghiaino. Ghiaia, due colori. Prendiamo questo. Più scuro, fa vedere, questo è più bello. Ok, io ora ho fatto la partita senza tagli, senza tanti problemi. Però se pensate che sia un po' monotono o magari ripetitivo, cioè se è ripetitivo o roba del genere, questo come lo vuole? Di due colori, ok. Ve li faccio i tagli, non c'è problemi. Ora volevo vedere solo per occupare, anche perché c'è da fare poco per ora, quindi una mezz'oretta, volevo fare una mezz'oretta di gameplay. Quindi mi è sembrato più giusto se farlo senza tagli. Ok, se quasi abbiamo quasi finito. Perfetto. E ora che vuole? Arbusto di confine. Ah, vedi. Vabbè. Arbusto di confine. Però come lo vuole, basso o alto? No, arbusto di confine, quindi lo prendiamo confine. Questi. Uno lo mettiamo qui per ora. Si metterà da qualche parte, non spiega dove lo vuole, quindi lo metto come mi pare, però intanto me li sistemo. Così si fa prima. Ok. Metti la pianta. Me la fanno. Vabbè, è uguale, dai. Qui si deve levare. Ok. Avevo finito il tempo, ma
Copriamo la pianta. Non so se va annaffiata. Qui non dice che va annaffiata. Guarda, questa la metto. E vabbè, dove la posiziono è uguale, eh? Tanto a noi basta finire la partita. Comunque, questo è un gioco molto carino. Molto carino, molto bellino. Fatemi sapere se. Se volete altri gameplay. Ah, annaffia la pianta. Sì, va annaffiata. Ok. Fatemi sapere se volete altri gameplay, se vi piace, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, quello sempre, metti la pianta e copri. E annaffia. Ok, l'ultima pianta. Magari le prossime volte cercherò di farlo meglio, eh. Ora è solo per farvi vedere e per ricordarmi come si fa io. Che, come vi ho detto, ho fatto solo una piccolissima partita esplorativa. Copri. Ora che vuole? C'è qualcosa che non va. Ah, forse questo non l'ho annaffiato. Perfetto. Ok. L'ordine è stato completato al 100%. E potete anche, se avete visto, c'è una striscia dove potete anche interrompere a un certo punto. Bene, io ora dopo quest'altro lavoro che ho fatto, vi lascio e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Fatemi sapere se vi è piaciuto il gioco, il gioco, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e condividete con i vostri amici. Ciao, al prossimo video.